Eccoci, buonasera e benvenuti a questa nona puntata di Oltre il Fondale, la trasmissione che stiamo dedicando ai testi che metteremo in scena quando sarà possibile riaprire i teatri. E oggi invece l'appuntamento è con uno spettacolo che ha fatto molte repliche nella passata stagione e continueremo a farle anche in quella che verrà, che è appunto Fedra, questo spettacolo che prende i passi dal testo originale di Seneca. Viene poi trasposto in una versione del tutto originale di Nenita, che è ambientata quindi nel 68, il periodo della grande contestazione, dove appunto il figlio Ippolito diventa uno degli hippie che erano in quel momento i contestatori della classe politica reggente. E quindi c'è questo scontro anche generazionale con il padre Tesè, un'altra delle caratteristiche che lega i due ambiti. Con me ci sono appunto gli attori che vado a presentare, Roberta Sarti, Amos Mastrogiacomo, Giorgio Filippetti e Rossana Bena. Giorgio, Com'è sono. andato questo viaggio nel 68? Com'è stato? Chi vuole iniziare? Roberta, dici un po' com'è andata. particolare perché, come ho detto quando ho parlato di Fedra, cioè gli argomenti comunque sono universali e quindi metterli nel 68 non è una cosa così strana. È andato bene perché, comunque, Ippolito è effettivamente un hippie. Ai giorni nostri sarebbe qualcosa di simile, forse non so, un volontario di Greenpeace o cose di questo tipo. E quindi in questo caso portarlo nel 68 ti riporta proprio a tematiche importanti anche della natura, insomma, di quello che ci circonda e lo scontro generazionale che chiaramente c'è sempre nel 68 era abbastanza forte. Sì, per chi non lo sapesse, la trama è appunto di questa Fedra, insomma, che si innamora del suo figliastro, che quindi ha un approccio, insomma, con lui, e viene respinta. E quindi, a seguito di questo essere stata respinta, denuncia la cosa al marito, che condanna appunto a morte il ragazzo. Solo dopo la morte si scoprirà la realtà dei fatti e lei se ne assume tutte le colpe. Quello che con la nostra regia abbiamo fatto era un po' assolvere Fedra dall'immagine che molti hanno tramandata appunto anche da altri testi classici, ossia di questa peccatrice. In realtà volevamo dare il senso che fosse vittima dell'effetto snowball, come lo chiameremo adesso, quindi che dall'errore più piccolo crea per evitarlo uno più grande e di conseguenza la cosa diventa più grande di lei e non riesce più a sopravviverla. Come ti sei riconosciuto in questo 68, Amos? Il tuo Beh, è Ippolito stato. sei un po' informato su com'era, visto che non hai vissuto quei tempi. Sì, beh, diciamo, No. sono passati un po' di anni dal 68 e diciamo io non è che ero nato in quel periodo, però me lo sono un po' immaginato il personaggio sia vedendo alcuni vecchi video, magari anche di alcuni concerti in cui appunto ci si divertiva un po' tanto comunque negli anni 60. Perché si era scoperto comunque la libertà in tutti i sensi per le persone. E quindi questo Ippolito l'ho studiato un pochettino come un figlio dei fiori, che lui tende a strafregarsene comunque di tutti, del governo o diciamo delle regole, perché lui appunto, anche non perché sia appunto il figlio di Teseo che è il re, ma appunto perché lui se ne frega perché non vuole dar ragione alle regole, perché significa essere circondato da limiti. E questo Ippolito ci tiene tantissimo, soprattutto a far sì che venga riconosciuta la sua persona così come tutti gli altri. Per questo ha questo senso di libertà. Infatti, non abbiamo neanche tanto specificato se effettivamente a lui piacciano o meno le donne, perché non si sa. Perché lui è molto libero in quell'ambito, è un esploratore, quindi non si sa, non abbiamo voluto specificare, ed è proprio questo, probabilmente uno dei punti di forza, il perché non si sappia appieno cosa pensa sempre Il Ippolito. personaggio invece che muove le fila dietro della vicenda è l'attrice, che come hai vissuto questo personaggio un po' particolare, molto calcolatore, Rossana?
Sì, non è stato facile proprio capirlo immediatamente perché pensa una cosa, ne fa un'altra, poi cambia di nuovo idea, insomma ne combina di tutti i colori. C'era nell'opera originale, non è Carino, una mia. insomma. Non è una mia cosa. Sì, per carità. Scordinata da No, 2000 no, anni. no, no. Ma diciamo che. Io l'ho vista che lei agisce comunque in buona fede, nonostante ne combini tutti i colori, e porta alla fine le sue decisioni portano al tragico finale. E non si sente per niente in colpa, almeno. Questo è No, quello no. che dico. Merito Proprio per nulla, no, no, anzi. no, no, no. Giorgio, invece Nonostante tu. sia. Vai. Scusate, Dividi, vai, vai. nonostante se voglia bene a Ippolito come se fosse suo figlio, comunque è affezionata anche a Fedra e quindi cerca di aiutare sia uno che l'altro e non ne combina una buona, insomma. No, no. I nostri giorni come l'hai immaginata, Rossana? Come l'hai immaginata i nostri giorni? I Chi nostri sarebbe? giorni. Cosa fa? No, non saprei come i giorni d'oggi come sarebbe, cioè, e sarebbe uguale, cioè, una donna che non si fa i fatti suoi. Io ho un'idea. Vai, dici, dici. No, ma dopo dovrei dimettermi come Zingaretti. Allora, dici della tua classe dirigente. Ma Sei allora, l'emblema della nostra classe dirigente? sì, ritengo che faccia parte di una classe, della classe dirigente del dopoguerra, soprattutto quelli che escono. Quella classe dominante dal punto di vista economico e politico che escono dal boom economico, l'ho pensato così, vedendo anche dei film o sentendo anche nel testo stesso, c'è, benché sia, come dicevi prima, ci sono temi universali, benché è naturalmente un classico. E tra questi temi c'è questo uomo. Innanzitutto viaggia come una sorta di altro Odisseo, quindi è rivolto a se stesso, guarda solo se stesso. Quindi pecca di enorme considerazione, ha un ego mostruoso, e quindi tutto deve essere riportato a lui. Quindi pecca di questa cosa che i greci chiamavano ibris, no? L'onnipotenza, e poi si riversa verso, che egli si riversa contro, ritorce contro, quindi poi sconterà alla fine quello che è la vicenda e quindi tutta la tragedia che lui ha in qualche modo prodotto o ha scatenato direttamente o indirettamente. Quindi, ecco, e l'ho ritrovato come rapporto con gli anni 60, come diciamo come preparazione agli anni 70, ossia questo scontro generazionale, ma anche politico, anche economico, con una classe giovane che non sta alle regole, mentre invece la classe dei padri o la classe che governa vuole superare e rimanere al di là del tempo sui figli, vuole dominare sull'economia, vuole insomma mantenere il potere. Ecco. Per esempio, mi ricordo con te facemmo un discorso sul fatto che lui non uccide il figlio, ma lo fa uccidere. Quindi anche questo è un altro aspetto importante da approfondire. Non si sporca le mani. Non si sporca le mani per Sporca le il figlio. mani, è abituato ad avere alla mercé, ecco, come una sorta di capitalista massimo, anche nell'uccisione si comporta come è un mandante, come un politico che non si sporca le mani, ma utilizza della manovalanza per uccidere, dei killer per uccidere. Soprattutto, ecco, ha questo aspetto da quei personaggi che mettevano in scena e nella commedia.
all'italiana, come ad esempio i mostri, no? I mostri di Monicelli, o anche il Sorpasso, dove c'è questo, ma anche tutti i testi, adesso per carità, però non voglio paragonarmi a nessuno, ma comunque ho riscontrato nella tua regia, nello spettacolo che poi si è evoluto in seguito, anche molto di Rosi, Todo Modo, ad esempio, mi viene in mente. Questa c'è molto, eh? C'è molto di Todo Modo, sì. Sì, insomma, questo aspetto così dove il potere è arroccato non viene lasciato, mentre invece occorre che i padri lascino poi ai figli tutto quello che è il futuro, no? Quindi li accompagni. Poi ti poni con un personaggio divertente fino all'epilogo. Cioè, si ride fino a pochi secondi prima della tragedia. Ah sì, appunto, lui è un cialtrone, lo so, okay. Capito? Poi succede l'inenarrabile, perché appunto le divinità, in questo caso, o il destino, insomma, o in questo caso Fedra, insomma, combatte contro questo uomo e il destino, l'ineluttabile, nelle mani della qui presente che mi sta al mio fianco, tiene la nutrice e muove l'andamento, ecco, di tutto quello che è poi l'esito. Sì, abbiamo parlato pure, mi ricordo, nelle prove con Roberta, tutte le donne omicide della cronaca di cui purtroppo siamo pieni, l'assassino del piccolo Loris, quella poteva essere una donna vicina a Fedra. L'hai vista questa soluzione che vogliamo fare del personaggio? Come l'hai vissuta? Colpevole o non colpevole? Lei è vittima prima di tutto di... lei è sola, fondamentalmente è sola. Cioè il marito l'ha lasciata sola. Da quello che viene poi emerge nel corso della storia, si sa o non si sa se questo è un matrimonio semplicemente combinato oppure no, se è costretta oppure no, quindi poi in un ambiente un po' costretto e ristretto, dove c'è la nutrice e dove c'è il figliastro giovane, che poi appunto, ricordiamo, non ci sono legami di sangue, quindi anche se qui si parla di incesto, non c'è di incesto. Per me lei è innocente dal punto di vista della storia, ma è colpevole perché non ha il coraggio effettivamente di prendersi le sue responsabilità fino alla fine. Cioè, alla fine dice, ok, sì, io ho sbagliato perché sono stata debole, che non sono riuscita a resistere in questa situazione qui, ma sono stata anche debole perché non ho avuto il coraggio di dire la verità. Quindi è innocente fondamentalmente, però alla fine la colpa sua ce l'ha e quindi il destino è quello. Non poteva avere un destino diverso, o uccisa da qualcuno o suicidio, decisione sua, comunque quello era l'epilogo, secondo me non poteva esserci una situazione differente. E come c'entra la nutrice in questa orchestrazione? Quanto agisce? Agisce molto, perché all'inizio cerca di dissuadere Fedra da fare determinate cose e dal perseguire il suo sentimento. Poi a un certo punto l'appoggia e quindi succede il patatrac fondamentalmente, perché è troppo tardi per poter tornare indietro. Quindi consigli non sempre adatti. Prima sbagliati, perché cerca di reprimere in un certo senso anche la sensualità e il sentimento di Fedra, e poi invece sbagliati perché dice vabbè, ok, vai avanti. Qualcosa troveremo, qualcosa si farà, se sei decisa a fare questo, poi ci sarà una soluzione differente, solo che ha già capito come andrà a finire, secondo me, con i suoi consigli. Amos, qualcosa che ti è rimasto più difficile della messa in scena? Difficoltà? Ma quando facevo... Già sorride! Si sentiva il freddo in certi momenti. Freddo, sì. Si sentiva il freddo in certi momenti quando si andava in scena, perché essendo estate il mio personaggio tende ad andarsene un po' in giro svestito e quindi diciamo un po' di freddo addosso si sentiva, soprattutto
per i capezzoli che erano così dritti a prenderci le camicie. Questa era la parte più bella. È una generazione di debosciati. Sì, mi aspettavo una cosa un po' più la follia, queste scene che si incastrano l'un l'altro, questi ritmi in levare, invece no. No, la parte più difficile era questa, resistere al freddo più che altro. Per il resto, Rossana, qualche aneddoto ci vuoi raccontare? L'ha fatta allora, visto che siamo passati ad un tono più goliardico per questo momento. Concludiamo la parte goliardica. Hai un aneddoto da raccontarci, Rossana? Che devo dire? Sì, il freddo l'ho patito anch'io. il freddo l'ho patito anch'io quando faceva freddo. poi c'è stato anche una replica nel quale ero raffreddatissima, che non so quella sera quanti fazzoletti ho fatto andare dietro le quinte, però dai, abbiamo viste di tutto, cioè dall'estate in piazza al teatro. Cosa piace secondo voi di questo spettacolo al pubblico che lo guarda? Come, scusa, non ho capito. Cosa piace al pubblico di questo spettacolo? Lo porta dentro. All'inizio sembra... Cioè, all'inizio non si rendono conto effettivamente di quello che succede e poi... Non tanto lentamente, cioè all'inizio lentamente, ma poi è una cosa proprio immediata e tu senti proprio lo spettatore che sta lì, cioè con te. Cioè, tifa per Ippolito in un certo momento, per Fedra in un altro, la nutrice che all'inizio potrebbe sembrare un personaggio positivo, poi magari sembra negativo, ma comunque stanno lì. Ecco, secondo me proprio te li porti con te, cioè te li carichi proprio addosso. E questa è una cosa che si sente anche per noi quando stiamo lì. Altri pareri? Un momento in cui abbiamo capito che proprio lo spettacolo stava andando bene quando sentivi commentare le signore, anche di una certa età, che dicevano: ma guarda, ma come si permette quel ragazzino a trattare così la madre? Uno schiavo. L'empatia, quindi, riprendere a schiaffi l'Ippolito. Sì. Comunque sì, è un gorgo, è un vortice che come secondo me è una delle cose grazie grazie vai secondo me una delle cose positive del testo è che inizia lentamente e aiuta il pubblico ad entrare piano piano nella storia. Poi man mano che c'è il ritmo sempre più forte, più veloce, la gente partecipa, perché ormai è entrata dentro la storia e quindi è attirata da capire che cosa sta succedendo e come andrà a finire. Secondo me è una delle cose positive di questo testo. Giorgio, il ritmo, appunto. A me piaceva all'inizio, prima voi capite a me piaceva porta. All'inizio a me piaceva all'inizio come era stato fatta la coreografia, poi purtroppo non si può più fare, peccato. Posso parlare? Vai, cioè, sì. Allora, sarò breve. Mi interessava questo rapporto iniziale dove nella regia, nel testo, ma anche nella regia si sottolinea il fatto che tutti i personaggi sembrano avere il controllo della situazione e poi invece non lo hanno. E quindi questo aumenta naturalmente da un certo punto in poi la suspense, comunque la tensione, perché
sembra che tutti siano in grado di saper prevedere quello che succederà o comunque di controllare quello che sarà l'esecuzione delle cose, eccetera, degli eventi. Invece a un certo punto si vede che insomma il tempo, il destino, insomma l'azione prende il sopravvento sui personaggi, che sono come dei burattini che sono sballottati da una parte all'altra. Ecco, questo vortice credo che colpisca molto e trasporti, come diceva Fedra, quindi Roberta, gli spettatori dentro, come una sorta di buco nero. Ecco. Lo scorso inverno poi siamo riusciti anche a farlo all'interno di una scuola, un liceo classico. Com'era la differenza di pubblico, com'è andata quell'esperienza, che feedback vi è arrivato, queste domande qui sono. Dai, riparte Roberto, facciamo... Ok, poi parto io che sono subito di fianco al regista. Quella è stata una situazione molto particolare, perché vivevamo già una situazione particolare, che non è diversa da quella di adesso, per cui c'era una tensione molto molto alta durante lo spettacolo, che già porta tensione, no? In un certo senso, come dicevamo prima, per quello che riguarda la costruzione. E c'è stata una grandissima vicinanza con i ragazzi, che inizialmente non sembravano molto presi, e poi siccome noi eravamo veramente a distanze ravvicinate, per quello che riguarda per esempio il mio personaggio, io sono stata sdraiata per diverso tempo di fianco a loro e sentivo proprio un'attenzione e una, ecco sì, come abbiamo detto prima, una partecipazione molto molto forte da parte di ragazzi che inizialmente non erano entrati dentro la storia. E feedback è stato che nonostante tutto sono riusciti anche a capire una serie di meccanismi della costruzione dello spettacolo, cioè certe scene perché erano fatte in un modo o in un altro, e quindi secondo me è stata una bellissima esperienza, insomma. Amos, dici? Sei stato anche recentemente studente, hai un punto di vista rispetto a noi. Mitica, recentemente sono comunque passati 7 anni alla faccia dello studente. Ma comunque c'è stato un bel cambio rispetto a quando normalmente facciamo gli spettacoli con un pubblico un po' più adulto, diciamo, perché comunque nella scuola si vedevano reazioni differenti rispetto appunto al pubblico più adulto, e sia un po' più fresche come reazioni, nel senso quando accadeva qualcosa, magari per una signora un po' più grande gli scappa il commento, mentre per i ragazzi un po' più giovani invece c'è solamente lo sguardo di stupore, oppure proprio il cambio di viso, il cambio di espressione. E questa cosa la notavo proprio quando c'è un momento dello spettacolo, che questo me l'ha incoraggiato altamente Luca, quindi dalla regia, di guardare in faccia una persona e dirle uno dei monologhi che dico dello spettacolo. Quando lo dico normalmente ad una persona un po' più grande, lei spalanca gli occhi e poi inizia a guardarsi intorno tutta imbarazzata, perché non ha voglia di guardarmi dritto negli occhi. Quando l'ho fatto ad una ragazza appunto del liceo, si è un attimo stupita, per un attimo si è messa a ridere, poi ha continuato a fissarmi proprio completamente all'interno, era completamente all'interno del monologo, e questa mi ha stupefatto, questa reazione, in maniera molto positiva, nel senso che era molto più fresca ed era anche più attiva rispetto ad altre persone. Giorgio, andiamo in ordine. Ok, no, faccio veloce, perché mi era venuta una considerazione già allora, si tratta di un anno fa, ma sembrano almeno 3-4 anni. Comunque, il fatto che quel giorno la professoressa d'italiano con la dirigente, con la preside, stavano appunto per il fatto del Covid, annullando, cercando di svolgere una gita che poi annullarono. E il fatto di essere così vicini al pubblico, il fatto di essere così vicini poi alla situazione che si è verificata in seguito, è come se a un certo punto lì c'era una forte tensione legata naturalmente
dall'essere allo stesso piano del pubblico, essere estremamente vicini, sentire anche, no, una presenza così forte. Erano circa 150 ragazzi, quindi in uno spazio, un'aula magna, quindi non esageratamente larga, quindi stretta, cioè noi eravamo all'interno, sembrava una sorta di presagio, visto con gli occhi di poi, naturalmente, di quello che sarebbe accaduto, questo entrare in una sorta di dramma, come se fosse un anticipo, ho pensato, capito? Quindi era forte, molto forte la tensione, che poi improvvisamente nel giro di un paio di settimane si è ricreata sotto un altro punto di vista, quindi mi ha colpito questa cosa, che ho avvertito poi cercando di capire. Comunque sì, c'è una forte tensione, e soprattutto il teatro si dimostra essere necessario, e qui ripeto un qualcosa già fatto, già detto nelle varie puntate anche con Luca, che è necessario per gli studenti, per la scuola, per l'apprendimento in generale, insomma, perché c'è un'empatia, ma anche un dialogo indiretto con gli spettatori, in questo caso con i ragazzi, quindi anche un entrare nei panni dell'uno e dell'altro. Vai, Rossana, dici un po' l'esperienza. Sì, io non posso che confermare quello che hanno detto gli altri. C'era in effetti un'atmosfera strana, particolare, un po' dovuto alla situazione appunto del momento, di quello che è successo, ma anche secondo me perché c'erano tantissimi giovani, e era quindi c'era un'energia diversa. Un'energia diversa che mi ha avvolta e mi ha fatto entrare in questa energia, l'ho proprio percepita tantissimo. L'energia era bella, però era positiva, quindi c'era un po' questo contrasto di questa tensione del che non vi hanno visto il corone dall'oro, secondo me. Già. Immaginavano Pepli, corone dall'oro. Quello sì, cioè ci sono rimasti male che non eravamo vestiti come nell'antico Egitto. Egitto sì, antica Grecia. Quello sì, l'unica cosa, diciamo, che per loro è stata da delusione, forse, per alcuni. Ma l'unica cosa, poi, almeno, mi sembra che sia stato così. Ancora facevate i gnocchi in scena e li mangiavate. Sì, esatto. È stata anche l'ultima replica fatta al vecchio modo originale. Certo. Che gnocchi, io ho fatto quello spettacolo lì, me lo ricordo anche per quello, perché è stata l'ultima volta che l'abbiamo fatto nel modo originale, che mi manca tantissimo. Anche per noi è stata la terz'ultima spettacolo prima della chiusura totale, proprio. Abbiamo fatto due repliche poi il giorno stesso e la domenica pomeriggio, e poi basta. Amos, dici, quando ti è arrivato il coglione di Fedra, dici che teatro classico, no? La reazione è una cosa noiosa. Dovremmo dare tu ti di conto che io vengo dalla zona della Magna Grecia, quindi voglio dire, sono sempre stato attratto dal fare questi copioni. E quando mi hai mandato un Fedra rivisitato, ti dirò, anche io sono rimasto un po' male da quel punto di vista, perché ero curioso anche io di vedere come funzionava il teatro proprio con quella tipologia di recitazione. Però ovviamente, essendo comunque nel 2020, ci sta un po' di ammodernamento e, diciamo, rivisitare un po' questo testo, che, come hai detto tu, ambientarlo negli anni 60 è stato proprio l'ideale, secondo me, perché non ci sarebbe stato periodo migliore per ambientarlo, sia dal punto di vista dei personaggi, sia dal punto di vista dell'ambientazione. Raccontavo che a seguito di ricerche è la prima volta che è stata fatta questa esposizione di Fedra negli anni 60, che secondo me è abbastanza invece ovvia e naturale, ne prendiamo merito.
A me è piaciuto il testo, a me è piaciuto proprio perché è rivisitato, fosse stato classico non lo so. Giorgio, classico rivisitato. Ma il classico, io lì conosco bene quel liceo perché lavoro da parecchio tempo, adesso no, naturalmente, come tutti, ma da circa 18 anni all'interno del laboratorio teatro. Quindi il classico come teatro è universale in quanto produce dei temi che sono così sopra dei periodi temporali, anzi, non c'è, voglio citare nessuno naturalmente, quindi anche perché non ricordo il nome, però diceva non c'è una cosa più moderna che il classico, no? Chi è che si intendeva di teatro. Quindi produce sempre una continua domanda e quindi si necessita da parte del pubblico una domanda e quindi delle risposte possibili. E questo è un agire dinamico che il teatro ha, e quindi il teatro classico è necessario per farsi domande importanti, reso ancora più contemporaneo proprio per domandarsi di quello che sta succedendo, senza subire qualsiasi cosa, come invece magari alcuni mezzi, benché possano aiutare in questo periodo, però bombardano continuativamente senza possibilità di replica. Sì. Roberta, tu eri per il classico, ti sta spaventato la recitazione così? No, sinceramente no, spaventato no, perché comunque, allora, il bello di questo spettacolo è che è ambientato in tutta un'altra epoca, però comunque sia una parte del linguaggio è mantenuta, quindi tu hai il profumo, il sapore, diciamo così, del classico. E sinceramente io, a parte un altro spettacolo che avevo fatto con te, che era totalmente moderno e originale, venivo da un teatro dove avevo recitato in versi, quindi sinceramente era una cosa un pochino migliore avere un testo classico che comunque era stato rivisitato, cioè era un po' più comprensibile e fruibile per lo spettatore. Però no, io mi sono entusiasmata subito, il personaggio l'ho sentito tanto mio, perché ho pensato, tornando al discorso di prima degli anni 60, ho pensato proprio alla mentalità in bilico delle donne del boom economico, che erano ancora magari casalinghe, che vivevano in una famiglia dove lavorava soltanto il marito, non erano necessariamente ricche, però cominciavano a vedere dei cambiamenti, quindi a voler avere loro una posizione diversa. Non volevano essere per forza accomandate e sottomesse al proprio consorte, insomma. Quindi il personaggio di Fedra mi è piaciuto tanto, trattato in questo modo, e a livello emotivo mi ha permesso un viaggio enorme che mi ha aiutato. Un pubblico non molto istruito, anzi si è appassionato. Esatto, questo vuole dire. A conoscere riferimenti classici, chi era fratello di Ivi. Esatto, perché viene spiegato, perché magari uno non sa che Fedra era la sorella di Arianna, e quindi non si ricorda tutta la storia del Minotauro, di Minosse, eccetera, e quindi lì viene anche data questa infarinatura, che è importante poi per capire i rapporti successivi che ci sono tra i personaggi. Però a livello emotivo ogni personaggio di Fedra fa un bel viaggio, bello, bello. Ognuno scopre anche i suoi segreti intimi, che non sapeva prima. Ti fai certi viaggioni anche. Vabbè, lì c'erano anche sistemi per farsi i viaggi, diciamo. Sì. Bisognerà trovare il modo adesso, quando sarà possibile, di poterlo presentare nuovamente, quindi anche far levare tutta questa tensione del dramma che forse quando si ripartirà si vorrà un po' tenere nascosta, e far capire che invece è un testo giovane, frizzante, insomma, sì. Non qualcosa di stantio che è peso sul cuore. No, anzi.
No, no, il bello di questo testo rivisitato da te, Luca, è proprio questo, cioè una cosa, un testo antico che parla nel modo moderno. Cioè questo miscuglio, questo proprio intrecciarsi di antico e di moderno insieme, che stanno benissimo e dialogano benissimo, tranquillamente. Bene, ed è allora cominciamo un pubblico, a fare la lettura. Ah, dimmi. No, dicevo che va bene. È un po' di ritardo. C'è un po' di ritardo nel tuo audio, non è? Sì. Che va bene sia per chi ha studiato il classico, chi ne conosce, sia per i giovani, quelli che non ne sanno nulla. Ed è un linguaggio aperto a tutta, a 360 gradi, insomma. E questo è il bello, una delle cose positive di questo testo, bellissimo. Bene, partiamo allora con una lettura, così cominciamo un po' a far entrare i nostri ascoltatori in questa vicenda. Quindi partiamo dall'inizio, così dall'inizio. Allora vado, I tre arrivano alla casa al termine di luglio. Una vacanza decisamente non programmata, decisa da Fedra, nome di fantasia. Un giorno in cui il caldo estivo non le dava particolarmente pace. Teseo, il marito, che per convenzione interpreterò io, li avrebbe raggiunti successivamente a metà agosto, quando avrebbe potuto allontanarsi dall'ufficio. La donna chiamò dunque la servitù chiedendo di preparare i bagagli, dicendo che sarebbero partiti la mattina successiva. Ippolito, animo ribelle e contestatore, con nelle orecchie le pennate vigorose di Strawberry Field Forever, accolse di buon grado la notizia, sperando che, allontanandosi da casa, sarebbero terminate le continue accuse che ogni giorno gli venivano rivolte. Sì, già dall'inizio appunto si vede questo taglio documentaristico, la voce narrante alla Lucarelli, per capirci, che racconta i vari avvenimenti in questa situazione, i riferimenti alle musiche di quel tempo, insomma del 68, quindi anche è chiaro che non andremo a vedere nulla di classico da questa prima già descrizione. I tre personaggi entrano in scena portando delle valigie, perché stanno trasferendosi in questa villa al mare dove trascorreranno le vacanze. Quindi è un clima già caldissimo, sentiamo l'afoso dall'interpretazione degli attori, e poi inizia la prima scena dove avevamo nel testo originale Ippolito che stava a caccia di cinghiali nei monti. Quindi c'era questa battuta di caccia con i vari suoi servitori per raccontare appunto Seneca questo suo spirito naturalistico, questo suo amore per la natura, questo non piegarsi alle convenzioni del palazzo, perché così dire, questa è la funzione, che in questa posizione diventa questo che andiamo a sentire. Avanti, perlustrate a passo veloce, sparpagliatevi e controllate la zona dietro la piscina, verso il soggiorno ed il barbecue dove faremo una festa sabato. Voi, andate di là, verso le camere, verso quegli alberi da frutto voi altri. Qualcuno scali quelle rocce e veda cosa c'è d'intorno. C'è un esploratore in cerca di gloria? Allentate il guinzaglio ai cani, teneteli stretti quei furiosi molossi. Se affretti qualcuno ai lettini a bordo piscina, la fortuna sia propizia al tuo fedele Ippolito, ho esperienza in queste cose. Ecco il segnale, pronti ad intervenire, mio esercito, pronti a fare irruzione a Villa Vittoria. Presto, esploratori, passiamo per questa scorciatoia. Ecco, qui proprio c'è il bambino che gioca quindi con questa pistoletta d'acqua, con immaginari seguiti, quindi torna con la memoria alla sua infanzia, quando si vede che probabilmente andava a questa villa che già conosceva. Quindi c'è una trasposizione anche di questo. La scena successiva è una delle deviazioni, delle interpunzioni che ho fatto nel testo, perché non è tratta da Seneca, ma è tratta da Orsini di Racine, quindi un autore che nel Settecento riporta in auge questo mito di Fedra. Ho voluto fortemente mettere entrambe le versioni perché vedremo successivamente quella di Seneca. Quindi viene posta al pubblico come una visione preparatoria, una premonizione, diremmo adesso. E quindi i due personaggi che si incontrano hanno il primo scontro tra le pulsioni
di Fedra e la realtà invece chiusa di Ippolito. E vedremo come si svolge, come viene raccontata da Racine, il pieno illuminismo, pieno stile della ragione, del rispettare le regole sociali e della società, insomma. Prego. È qui. Tutto il mio sangue mi precipita in cuore. Dimentico a vederlo ciò che volevo dirgli. Vattene! Pensa a tuo figlio. Ora non ha che te. Ho paura per lui. Non ha più un padre. Ed è vicino il giorno che sarà testimone anche della mia morte. Molti nemici ne insidiano l'infanzia. Buonanotte, tesoro. Tu puoi difenderlo. Ma temo che con la mia confessione abbia chiuso il tuo orecchio alle sue grida. Temo che la sua sia una vendetta verso una madre esecrabile. Mamma, io non ho un cuore tanto vile, tanto vile. Ah, tu mi odi, lo so, e hai ragione. Mi hai sempre visto intenta al tuo male, ma non potevi leggere nel fondo del mio cuore. Ho sempre avuto cura di espormi e farmi odiare. E ora al mio odio risponde il tuo. Ti assicuro che non ci fu donna mai degna di pietà. Una madre gelosa dei diritti del proprio figlio, raramente perdona che esista un primogenito nato da un'altra donna. Sospetto ed inquietudine sono il frutto delle seconde nozze. Ogni altra si sarebbe adombrata a vedermi. Ma forse da un'altra donna avrei avuto più oltraggi. Il cielo volle me come sola eccezione a una norma comune. Il male che mi turba e mi divora è un altro. Vedo del tuo amore l'effetto prodigioso. Anche se lontano, Teseo è vivo ai tuoi occhi. Ancora ti si arroventa l'animo. Sì, io tremo e brucio per Teseo. Io tremo e brucio per Teseo. Io tremo e brucio per Teseo. So che gli inferi conoscono l'amante mille volte volubile, disposto a disonorare il letto di Plutone. Io amo il giovane scontroso che affascina e trascina con sé gli occhi e i cuori. Aveva i tuoi occhi, il tuo modo di dire, il portamento. Aveva i miei occhi, il mio modo di dire, il mio portamento. Il piccolo mio. Questo fiero pudore che gli coronava il viso quando usciva dalle onde dell'isola di Creta, devoto oggetto del desiderio delle giovani figlie di Minosse. Il mostro. Sarebbe morto per la tua mano. Fedra, zitta! Se non fosse che perché bambino non potesti entrare sulla nave che lo portò a Creta. Arianna, te avrebbe... Non mi nominare, Arianna! Non tuo padre. Anzi, no. Io per prima ti avrei dato quel filo. A me l'amore avrebbe suggerito quel piano. Io ti avrei insegnato ad uscire dal labirinto salvo. E con molta cura. Avrei protetto la tua vita. Anzi, Fedra con te sarebbe entrata nel labirinto, consapevole che avremmo potuto morire insieme. Ma che cosa dici? Teseo è mio padre e tu sei sua sposa. Non l'ho dimenticato. E non ho perso il rispetto di me. Perché me lo chiedi? Se ho frainteso, scusami. È che io... Sarà meglio che vada. Crudele! Crudele! Tu hai capito fin troppo bene. Ho parlato abbastanza in maniera chiara. Non puoi avere dubbi. Eccoti dunque Fedra e la sua passione. Io ti amo! Ti amo! E non credere che dica queste parole con leggerezza o che appaia innocente ai miei occhi. Gli dèi mi fanno oggetto della loro condanna. E io mi detesto quanto tu puoi odiarmi. Mi è testimone il cielo che questo sentimento non mi appartiene. Gli dèi si gloriano a sedurre il mio cuore mortale. Non solo ti sfuggivo, io ti ho cacciato.
ed ora ho questa condanna. Volevo apparirti arida, disumana. Ho cercato il tuo odio per poterti resistere. Ed ecco che cosa ho ottenuto. Tu mi odiavi di più. Io non ti amavo meno. Ecco, quindi già in questa scena è ben chiaro come è strutturato lo spettacolo. Quindi tutti i personaggi sono presenti sempre in scena, cosa che nel testo originale non c'è, ed intervengono durante lo spettacolo con il proprio punto di vista. Quindi diamo subito al pubblico in diretta, nello stesso momento, la realtà dei fatti e la visione degli altri personaggi se fossero stati presenti. Quindi c'è il riferimento ad Arianna, che, come raccontava appunto prima Roberta, è la prima moglie di Teseo e appunto la sorella di Petra, insomma. Oppure, per esempio, c'è il discorso della nutrice che ha questo rapporto da madre quasi con il piccolo Ippolito. Quindi viene subito evidenziato, per esempio, anche alla luce del poi, il finale che ci sarà, quanto lei lo ami, come diceva prima con Rossana. Quindi il suo punto di vista è completamente deviato rispetto all'epilogo dello spettacolo. I due personaggi sono all'interno di questa piscina che abbiamo raccontato scenograficamente, ma li ho immaginati come se fossero sul ring, quindi che sono i due pugili che si scontrano in questa visione, questa litigata, e gli altri due intervengono dall'esterno del ring con il proprio rimpallandosi le proprie responsabilità, il proprio punto di vista. Quindi già è ben chiaro che il ritmo sarà una cosa tutto tondo in questo spettacolo, non ci saranno delle scene a due con un unico punto di vista, ma bisognerà sempre tenere riferimenti tutti e quattro gli attori, tutti e quattro i personaggi. Andiamo avanti, andando invece al tempo presente, quindi abbandoniamo la visione di Rasinna che ci ricorderemo più avanti, cioè il pubblico quando la rivedrà troverà le analogie e le differenze con quello che sarà la scena successiva, insomma. Riprendiamo da qui o andiamo direttamente alla scena successiva? Riprendiamo da qui. Ok. Le sventure accrescevano di altri incanti il tuo fascino. E io mi consumavo riarsa nel fuoco, nelle lacrime. Basta che posi lo sguardo sul mio viso per credermi. Non credere che questa confessione me la sia preparata. Io venni da te per pregarti di non voler male a questo cuore innamorato. Vendicati, puniscimi, ma la moglie di Teseo ama suo figlio Ippolito. La moglie di Teseo ama suo figlio Ippolito. Figlio mio. Non fare che ti sfugga questo mostro tanto orrendo. Fammi il mostro. Ecco il mio cuore, qui la tua mano colpisca. Uccidimi. Sì, figlio mio. Il tuo odio mi nega la giusta fine. La tua mano non vuole sporcarsi del mio sangue. Lasciami la tua spada senza il tuo braccio. Ecco la spada! Io stessa! E qui c'è il cambio repentino. Insomma, avete visto anche questa controscena molto folle che abbiamo creato con Amos e Giorgio, che appunto mette in luce, accende i riflettori sul rapporto padre e figlio, perché se la nutrice non ha il piacere di uccidere, vedere l'epilogo di Ippolito, che meno il padre, che con lui vogliamo subito raccontare il loro rapporto, fatto di scherzo, di gioco, quindi la decisione che lui prende nel finale, che già abbiamo spoilerato, quindi non racconto nulla di nuovo, è ben sofferta, insomma, non è che lo fa a cuor leggero, è obbediente a una legge morale. Se tu hai fatto una cosa, meriti di essere punito. È una cecità del personaggio, non è che va da Ippolito e dice: ma è successo veramente così? No, me l'ha detto lei, quindi è successo. E agisce in maniera molto repentina. Pochi secondi dopo, già è morto Ippolito. Lo racconterà la matrice, questo lungo monologo descrittivo, insomma. E torniamo quindi al tempo presente. Abbiamo Roberta e Rossana che stanno preparando la cena per questa serata estiva, quindi un luogo molto piacevole, molto bello, insomma.
E loro che ragionano del più e del meno, tra cui appunto Roberta racconta alla nutrice questa sua intenzione. E qui già ci sono i primi consigli, i primi depistaggi. Pedra, ti eri distratta, stavi sognando forse. Una visione. Andiamo dentro, con questo caldo è meglio non stare fuori nelle ore centrali. Grande Creta, perché mi hai dato in ostaggio ad un uomo che odio? Qui conobbi Teseo e di lui divenni sposa troppo in fretta, costringendomi a una vita di lacrime e di insofferenza. Teseo offre alla moglie la consueta fedeltà che un marito deve, ma a me né pace notturna né sonno pesante tolgono certi pensieri. Cresce il mio male. Mi brucia un fuoco dentro come l'Etna, tanto che ho perso ogni desiderio e gusto di quel che facevo prima. Dove Io vado. vuoi arrivare, anima mia? Non è lontano dalla famiglia che l'amore impara l'errore. Allontano ogni pensiero impuro, Fedra. Spegni questo fuoco che ti divora. Sei sposa di Teseo e nobile discendente di Giove. Ma non abbandonarti ad una passione che porterà solo disgrazie. So che l'orgoglio regale è ostinato perché non sopporta la verità e mal si piega alla ragione. Ma io sono pronta a subire per amore tutto ciò che la sorte mi riserva. Dove Cosa fare? vuoi arrivare? Credi di poterti nascondere agli dèi che vedono tutto? Soffoca la fiamma di questo desiderio infame, di questo delitto che nemmeno un barbaro sarebbe capace di compiere. Ti prego, togli dal tuo animo casto questo orribile pensiero. Devi aver paura di un amplesso proibito. Vuoi mischiare il seme del padre con quello del figlio? I mostri, nascono i mostri da queste unioni. Il mondo dovrà vedere prodigi nuovi. Le so queste cose, nutrice, sono vere, ma la passione mi spinge al peggio. Il mio cuore corre verso l'abisso e lo sa, e con nostalgia si rivolge, ma invano, ai buoni consigli. Quando l'onda contraria investe una nave troppo carica, il nocchiero si prodiga, ma è inutile. La nave viene trascinata via, alla deriva. Che cosa conta la ragione? È la passione che vince, che comanda. Un dio troppo potente sta dominando il mio cuore. Domina su tutta la terra questo dio alato e non risparmia neppure Giove. Lo lambisce con l'indomita fiamma. E Marte, il guerriero? Anche lui le ha provate quelle fiamme. Persino Vulcano si scotta a quel piccolo fuoco. E Febo stesso, il dio alato che scaglia le frecce. È trafitto da quella più sicura, lanciata dal divino fanciullo che volteggia per aria ed è temuto sia in terra che in cielo. L'amore è un dio, ma questo lo dice la libidine, che è turpe, è complice del vizio. Per essere più libera, la società ha dato il nome di un dio alle sue voglie. Ma certo, Venere manda qua e là in giro per il mondo suo figlio, che lui svolazzando con le sue tenere manine lancia dardi crudeli. Vuoi farmi credere che tra gli dèi dunque il più piccolo ha il potere più grande? Ma tutto questo è assurdo! Il potere di Venere, l'arco di Cupido, se li è inventati una mente delirante. Quando il benessere è troppo, essi nuota nella ricchezza, nasce la voglia di nuovo. Il solito cibo stanca. E si cerca qualcosa di diverso, fregandosene delle leggi morali e non solo. Chi vuole troppo, vuol potere ciò che non può, dice il proverbio. Ma tu devi pensare ai tuoi doveri di regina, devi temere e onorare lo scettro del tuo sposo. Ma è l'amore che mi tiene in suo potere. Mio marito non tornerà. Non ha mai fatto ritorno sulla terra che è sceso nella notte perpetua. Non fidarti troppo di Plutone.
seppur ha sbarrato il suo regno, Teseo saprà fuggire. Tornando, è possibile che perdoni il mio amore? Teseo fu spietato anche con la moglie Antiope. Ma se anche accettasse i tuoi sentimenti, come potrai convincere il giovane Ippolito? Lui fugge dalle donne, ne odia persino il nome. Ha il sangue delle Amazzoni, ricorda. Voglio seguirlo lassù. E lui si fermerà? Accetterà le tue carezze? Per un amore non casto, darà all'addio una vita casta? E riuscirà a mettere da parte tutto l'odio che ha per le donne quel selvaggio? L'amore vince anche le belve, dicono. L'amore vince anche le belve, dicono. L'amore vince anche le belve, dicono. Ti fuggirà. Le fuggirò. Lo seguirò, anche sul mare se occorre. Odia tutte le donne. Io odio tutte le donne. Dunque non ho rivali da temere. Tuo marito ritornerà, ma cerca di dominarti, figlia. Soffoca gli slanci di questo cuore sfrenato. Io dico che sei degna di vivere proprio perché ti dici degna di morire. È decisa la morte. Manca sapere il come. Oh, frenalo, questo impulso furioso. Non è facile ritornare alla vita. Non c'è ragione di non morire. Quando di morire si è deciso, bisogna morire. Senti, Fedra, parlerò dunque io al giovane Ippolito e cercherò di commuovere la sua mente spietata di un uomo troppo severo. La nazionale è pronta a fare il suo ingresso in campo. Signore e signori, c'è molta attesa per questa partita conclusiva del campionato mondiale. Il risultato è completamente incerto. Infatti le due formazioni hanno giocato e dimostrato nel corso di questa manifestazione buon gioco e buona tattica. Ma ora è il momento degli inni nazionali. Ma che speranza! Trasposizione addirittura della telecronaca della partita che riporta lo spettatore ad un'immagine di un'estate anche di mondiali, insomma, neanche sognatrice in quel senso. Quindi poi emerge il distacco, quindi la visione di atmosfera che c'è in quest'opera, che è ben chiara dal primo momento, insomma. Siamo in un posto che è ben distante da quello lontano. Vado? Vai. Ma che speranza può esserci che la passione di Fedra possa trovare un freno? Una passione così non si può frenare. E questa vacanza che si è imposta non servirà a nulla. Fedra cerca di nascondere, invano, questo fuoco senza fine che la consuma, ma al suo volto la tradisce. I suoi occhi brillano febbrili, le palpebre stanche non sopportano la luce. Non sa quello che vuole, soffre, gira per casa inquieta. Con la scusa del caldo cerca il riposo, ma poi si nega al sonno e passa le notti in lamenti. Si cambia di abito più volte, si acconcia come se attendesse ospiti. Insomma, si dà un tono, ma poi si dimentica di curarsi del cibo e della salute. Non c'è più il suo slancio, i suoi occhi non brillano più del loro splendore divino. Lacrime scendono senza sosta sulle guance quando si chiude in bagno per non farsi vedere. Fedra, Fedra, mi senti? Ero distratta, un pensiero. Lascia, ti aiuto. No, mi servo da sola. Ippolito? Non ho fame, andrò. Hai mangiato il pane. No, prendine un pochino, per farci compagnia. Va bene, solo un poco. Del vino? Si può avere? Sei l'uomo della casa? Sai che non dovresti bere. A che senso? Perché non dovrei? Chi sei tu per impedirmelo? Ma Fedra! Non sono padrona in questa casa. Cos'è questo? Che cosa volete tutti da Fedra? A che fine volete condurla? Come le Amazzoni me ne andrò? Nelle foreste? Oh, Fedra! Ok, e qua finisce il primo pezzo della storia, quindi già il pubblico conosce
le pietanze in tavola, quindi cioè, le sue attrazioni, la sua difficoltà, i consigli della nutrice, il punto di vista di Ippolito e quello di Giorgio Teseo, insomma. Come vedete, appunto, lo spettacolo si basa su questi piani alternati che non ci sono ovviamente nella versione originale, ma sono tipici quelli di questo spettacolo. Quindi abbiamo lavorato molto con gli attori, appunto, per vedere il loro immedesimarsi nelle varie situazioni, nelle varie vicende. Speriamo presto di tornare a fare questo spettacolo. Sentiamo proprio la mancanza e il bisogno effettivo di poter tornare sulle scene. Per la puntata di oggi abbiamo finito qui, grazie a tutti i partecipanti. Ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà con martedì con sulla graticcia, saranno con noi Rossana che tornerà nostra ospite della prossima puntata e avremo come protagonisti anche Pietro De Silva, Romano Talevi e Franca De Angelis. Quindi una puntata sicuramente da non perdere che vi consiglio di assistere e vedere. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi, ciao. Ciao. Ciao.